Ciao, oggi voglio darvi i miei trucchetti, i miei consigli su come imparare e studiare inglese più velocemente e più facilmente. Voglio farvi questo video perché io adoro l'inglese, adoro le lingue e vi voglio dare un sacco di trucchetti che mi hanno aiutata tantissimo a studiare meglio e più velocemente. Il primo consiglio che voglio darvi e vi aiuterà inconsciamente, ve lo assicuro, anche se vi sembra un consiglio un po' stupidino e magari in alcuni punti potrebbe esserlo, vi assicuro che poi a lungo andare nella vostra vita vi servirà tantissimo. Allora, voi dovete seguire il vostro attore preferito, il vostro cantante o la vostra cantante preferita in tutti i suoi social e dovrà essere un cantante che ovviamente parlerà l'inglese o comunque un cantante americano o un'attrice americana e dovrete seguirla in tutti i suoi social, così voi potrete leggere frasi in inglese che scrive oppure vedere il video che fa e guardarli in inglese. E a proposito di questo, quando guardate magari serie TV, mettete la lingua inglese e i sottotitoli in inglese. Per esempio, fatelo se state guardando 13 o Grey's Anatomy. Questa cosa vi assicuro che vi aiuterà tantissimo inconsciamente, perché voi sentite le parole, sentite la lingua e poi voi state guardando una cosa che vi super interessa, quindi sarete concentrate al massimo per capire cosa sta dicendo, cosa succederà o perché ha fatto quello. Quindi voi inconsciamente vi sforzate di capire, di stare attenti, di seguire e quindi questa cosa vi aiuterà moltissimo a imparare la pronuncia, a imparare nuove parole, a comporre nuove frasi, a sentire le cadenze che hanno e quindi a imparare l'inglese senza dover stare tipo sui libri così. Secondo consiglio che voglio darvi è: quando sentite parole nuove che non conoscete, non lasciatele tipo ok, non la so, boh, ciao. No, ogni parola nuova che sentite o più parole nuove che sentite, traducetele, cercate di capire cosa significano o anche le frasi. Per esempio, se sentite una nuova parola che non conoscete, installatevi Google Translate. Questa app infatti vi traduce immediatamente la parola e poi ci sono anche altre mille app, però su questo se vi interessa potrei fare un video a parte, scrivetemelo qui sotto, che vi aiuteranno a imparare l'inglese. Comunque, per quanto riguarda questo consiglio, io vi consiglio di scaricarvi questa app Google Translate e di cercare tutte le parole che conoscete o più parole possibile traducendole e ricordandovi il significato. Proviamo a cercare una parola. Facciamo cerca e vediamo che Little Tiny Notepad viene tradotto con piccolo block note. Sentiamo la pronuncia. Little Tiny Notepad. Per quanto riguarda la grammatica inglese, che è sempre un grandissimo punto di domanda e una difficoltà, voi dovete impararla scrivendo. Per quanto riguarda invece la pronuncia, voi dovete impararla parlando. Quindi, per quanto riguarda la parte grammaticale, per esempio, facciamo un esempio concreto. Noi dobbiamo imparare i verbi irregolari. Per quanto riguarda i verbi irregolari, c'è sia una parte scritta, sia una parte da imparare. Quindi, dobbiamo imparare come si scrivono e anche come si pronunciano. Come possiamo fare a imparare i verbi irregolari? Per imparare i verbi irregolari, io ho un metodo che è stato infallibile. Adesso vi faccio vedere come. Facciamoci quindi il nostro schemino. A questo punto dividiamo in colonnine. Scegliamo verbi a caso tra tutti gli irregolari. Scriviamo magari una sola forma qui, un'altra qui e poi sforziamoci di declinarli nelle altre declinazioni. Se noi scegliamo i verbi a caso, ok, se non ci sentiamo sicure perché sappiamo che alla fine andiamo a scegliere i soliti verbi, magari chiediamo un attimo aiuto alla mamma, al papà, all'amica, alla sorella, al fratello, gli diamo in mano il nostro libro e gli diciamo: ci scegli a caso 20 verbi tra tutti questi e loro ce li detteranno e noi li scriveremo. Poi chiudo e mi obbligo a fare la coniugazione. In questo modo mi esercito e mi sforzo a imparare questi verbi. L'altra cosa che dovete fare, molto importante per questi verbi, è ripetere.
Quindi per la grammatica e la pronuncia è importantissimo scrivere, quindi cercare di fare più esercizi possibile e parlare. A proposito di scrivere, è importantissimo fare esercizi e non solo, è importantissimo anche mettere per iscritto argomenti o questioni che dovete focalizzare, perché scrivere vi aiuta a ricordare più facilmente. E sempre a proposito di scrivere, il consiglio che voglio darvi è: scrivete, commentate YouTube, commentate nei blog in inglese. All'inizio magari farete degli strafalcioni, non riuscirete bene a scrivere, ma chi se ne frega? Voi scrivete, lasciate commenti appunto su video YouTube che guardate in inglese, dite la vostra, perché scrivendo in questo modo la prima volta vi sembrerà difficilissimo, la seconda media, la terza così così, ma vedrete che dopo un po' vi verrà tipo da commentare molto più facilmente e molto più velocemente. E ultimo consiglio che voglio darvi, che però io avrei anche messo al primo, quindi ultimo ma non ultimo nell'ordine di importanza, è non pensare che l'inglese, ma direi anche il francese, quindi che le lingue sono una palla, ma pensare che le lingue sono un'opportunità. Non pensare che voi dovete studiare inglese o francese per fare la vostra noiosissima verifica e prendere un 8. No, voi dovete pensare che le lingue sono per voi l'opportunità di parlare con nuove persone, di conoscere nuove persone. Le lingue dovete pensare che sono davvero uno strumento per arrivare a conoscere molto di più. La lingua è come l'aereo. Prendere l'aereo per andare a Londra è imparare una lingua per parlare con un'altra persona, per crescere nella vostra vita, perché molto probabilmente voi tra 2 anni sarete in un paese estero. Oppure io la cosa che facevo sempre è che pensavo a imparare l'inglese per le mie vacanze estive, ve lo posso giurare, ma questa è stata una cosa utilissima, perché per esempio io ho imparato molto bene l'inglese e anche durante le vacanze, tipo di solito quando andavo con i miei amici mi dicevano: ok Nicole, vai tu a chiedere questa cosa, e andavo dal tizio e chiedevo come facciamo ad arrivare a quella spiaggia o come facciamo ad arrivare a quella discoteca, e loro mi spiegavano. Oppure un'altra cosa bellissima che mi è capitata in una vacanza è che eravamo in traghetto, stavamo andando in Grecia, e tipo io non riuscivo a dormire di notte, adesso non mi ricordo, insomma mi sono svegliata e ho incontrato questo ragazzo che era americano, e era anche lui lì, abbiamo iniziato a parlare. Ok, il mio inglese credo non fosse per niente perfetto, ma l'avevo imparato a un buon punto che riuscivo a capirmi. Lui mi ha raccontato la sua vita, io gli ho raccontato quello che volevo fare, è stato super carino perché ho passato una mezz'ora super carino, ho imparato cose nuove. E davvero dovete pensare davvero che le lingue vi servono per comunicare con gli altri, vi servono per la vostra vita, per andare in giro, e non per fare quella cavolo di noiosa verifica che dovrete fare dopo domani. Ok, questo è tutto, questi sono tutti i miei consigli su come studiare inglese più velocemente e più facilmente. Spero di esservi stata utile, e a chi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!